Buongiorno e buon inizio di settimana dal TG6, prima edizione che apriamo partendo da Pescara dove c'è emergenza acqua. Oltre agli incendi a tener banco in Abruzzo c'è anche la crisi idrica in diversi comuni, specialmente del Pescarese e del Chietino, quella che inizia quest'oggi si annuncia come una delle settimane più difficili dal punto di vista dei disagi. Il punto l'abbiamo fatto con il presidente dell'ACA Giovanna Brandelli. Vediamo. Ancora enormi difficoltà per i residenti dei comuni serviti da ACA SPA e quella che inizia oggi, settimana che porta al Ferragosto, si annuncia complicatissima e piena di disagi. Ad oggi, secondo il nuovo calendario delle chiusure stilato dall'azienda consortile acquedottistica, migliaia di cittadini si troveranno a fronteggiare notti a secco e provvedere alle scorte con taniche e bottiglie a causa dei serbatoi che resteranno chiusi fino al 16 agosto dalle prime ore della serata, a seconda delle zone, e fino alle ore 6 del mattino. Nel momento in cui c'è un extra consumo nei rami principali a monte, si rischia che non ci sia acqua nei rami terminali. Questo è il motivo per cui si fanno le chiusure sui serbatoi, cioè su questi nodi intermedi della rete, per far sì di tutelare la risorsa idrica dei tratti terminali. Perché utilizziamo certe ore di chiusura? Perché sono necessarie quelle ore per avere la ricarica dei serbatoi che alimentano i tratti terminali. A noi non piace chiudere l'acqua perché per noi è un extra lavoro e ovviamente noi siamo un gestore che ha una tariffazione a metro cubo. Però noi abbiamo il dovere di amministrare operativamente sulla rete questa risorsa, sempre con quel criterio di solidarietà e di sostenibilità che è espresso da tutte quante le norme. Volevo appena ricordare che noi siamo la trincea, che noi siamo quelli che subiscono l'onda d'urto, sia ovviamente dell'utenza, del bisogno dell'utenza, sia dei cambiamenti climatici, sia della riduzione di acqua alle sorgenti. Noi siamo la trincea. Non è dato sapere per quanto tempo rimarranno in vigore le disposizioni ACA, ma una cosa è certa: l'ondata di forte caldo e l'assenza di precipitazioni che non permette ai serbatoi ed alle sorgenti di ricaricarsi è l'avvisaglia che l'emergenza potrebbe durare ancora molto. Per questo proseguono i lavori per aumentare la portata dell'acqua nelle condotte idriche di Bussi sul Tirino. Entro il 30 settembre chiudiamo il cantiere di questo progetto che ci doveva portare non 60 ma 200 litri secondo, quindi sicuramente noi usciremo fuori nel mese di settembre. Il discorso delle turnazioni, ripeto, serve a tutelare la risorsa dei tratti terminali della rete. Intanto è emergenza anche per quanto riguarda l'agricoltura, con il consorzio di Bonifica Centro che, relativamente alla particolare situazione siccitosa derivante dalla diga di Penne, sospenderà a partire da oggi il servizio su Penne, Loreto Prutino, Colle Corvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Pianella, Montesilvano e Città Sant'Angelo, scatenando la protesta di agricoltori costretti all'approvvigionamento di acqua potabile per non buttare all'aria mesi di lavoro. Numeri positivi per l'estate turistica dell'Abruzzo. Soddisfatto l'assessore regionale Damario che auspica una seconda parte di agosto. Da Boom, Paolo Renzetti. Siamo a pochi giorni dal Ferragosto, siamo nel pieno dell'estate. In Abruzzo c'è un grande movimento di turisti, quasi da sold out in alcune zone. Assolutamente sì, è un'estate molto positiva, con numeri veramente positivi. È evidente che il core business del turismo abruzzese è comunque legato alle spiagge, alle nostre spiagge insignite delle bandiere blu, però anche nelle aree interne abbiamo dei buoni dati che confermano il trend degli ultimi anni, soprattutto dell'anno scorso, quando la gente, forse anche per la pandemia, per isolarsi, per non stare in luoghi troppo affollati, ha scelto le nostre aree interne, e quest'anno questa tendenza viene confermata. Il turismo estero sconta i problemi che tutti conosciamo. Questa cosa comunque va vista anche in senso positivo, perché la presenza di turisti italiani può far sì che la stagione venga destagionalizzata, e chi c'è stata d'estate magari decide di farci un weekend anche in autunno e poi in inverno. Quindi prendiamo quel che c'è di positivo per quel che si può dal fenomeno Covid. Dal 6 agosto è in vigore il Green Pass, qualche problema in questi primi giorni si sta registrando, soprattutto ovviamente per quanto riguarda i locali al chiuso, in cui è obbligatorio proprio questo certificato.
È evidente che qualche problema logistico lo crea, però mi sembra che sia gli operatori che le persone hanno comunque recepito il messaggio. Bisogna trascorrere le vacanze in sicurezza e per questo è necessario vaccinarsi, quindi faccio l'ennesimo appello a tutti a vaccinarsi e quindi passare le vacanze e divertirsi in sicurezza. Aggiornamento dal fronte incendi, anche in provincia di Teramo non danno tregua. Ieri a Piancarani di Campi sono andati a fuoco oltre 5 ettari di bosco e sterpaglie. Il lavoro portato avanti ininterrottamente dai vigili del fuoco ha evitato che il rogo andasse a creare problemi. Per evitare poi che le fiamme potessero avvicinarsi minacciosamente ad alcune case della zona, i vigili hanno avuto il supporto anche di un elicottero. Oltre ai vigili del fuoco hanno operato nella zona anche i volontari. Sulle cause dell'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Campli. E noi cambiamo completamente argomento. A settembre la scuola punta alla ripartenza in presenza, ma dal punto di vista delle assunzioni di personale nella nostra regione i numeri sono tutt'altro che incoraggianti. Secondo i sindacati la nostra regione perderà circa 2.850 assunzioni tra personale docente e ATA. Vediamo. Se da un lato si continua a discutere sull'obbligatorietà del Green Pass per docenti ed operatori scolastici al rientro in presenza per l'avvio del nuovo anno scolastico, dall'altro tiene banco l'aumento degli organici. Proprio in questi giorni il MIUR ha comunicato i numeri delle immissioni in ruolo del personale ATA in Abruzzo. I posti disponibili sono 650, ma gli ammessi in ruolo saranno solo 284. Non va meglio sul fronte insegnanti. 112.473 assunzioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022. Per l'Abruzzo è previsto un contingente di 1.578 nuove assunzioni di docenti a tempo indeterminato, che verranno effettuate con una procedura completamente informatizzata. Le assunzioni previste però non basteranno per dare risposta alle esigenze di stabilità e organico delle scuole abruzzesi, spiega la CGIL. I numeri annunciati serviranno a malapena a garantire il turnover e in molti casi si tratta di posti non assegnati nelle precedenti tornate di immissione in ruolo. Secondo le nostre stime, prosegue il sindacato, come avverrà a livello nazionale potrebbero rimanere scoperte un terzo delle cattedre rispetto al totale autorizzato. A pagare il prezzo più alto potrebbero essere ancora una volta gli alunni più fragili. Infatti, secondo le prime stime, per gli insegnanti di sostegno dovrebbero essere 2.494 i docenti assunti come precari e di conseguenza, visto il rapporto medio in regione di circa un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili, a circa 5.000 di questi non viene garantita la continuità dell'azione didattica ed educativa del docente. Colpite anche le segreterie scolastiche, già provate dagli enormi carichi di lavoro e dal numero inadeguato di risorse umane, con una carenza di 41 direttori amministrativi, pari al personale di oltre il 20% delle scuole abruzzesi. A questo si aggiunge la mancanza di stabilizzazione per 133 assistenti amministrativi. Per garantire la frequenza in classe in presenza e in sicurezza, spiega la CISL Scuola Abruzzo Molise, sarebbe indispensabile da subito l'assegnazione alle scuole, anche per tutto il prossimo anno scolastico, dell'organico aggiuntivo Covid. Lo scorso anno furono assegnati circa 1.700 posti nella nostra regione, oltre ad auspicare un intervento di tutti i rappresentanti politici abruzzesi a richiedere al governo le effettive risorse umane necessarie e la concreta possibilità di costruire una scuola di qualità eliminando la precarietà. Tutto questo in un contesto scolastico con tanti studenti che non potranno mai essere vaccinati per diversi motivi. Per difendere la scuola in presenza, come annunciato dal governo nazionale, bisogna intervenire garantendo il distanziamento, abolendo le classi pollaio, confermando l'organico straordinario e poi sciogliere il nodo relativo ai trasporti e quello riguardante la gestione delle quarantene, cercando di effettuare uno screening costante e garantire il tracciamento. Cronaca, incidente mortale nelle campagne fra Casoli e Sant'Eusagno del Sangro in provincia di Chieti, dove ha perso la vita Sergio De Luca, 58 anni, fino al 2016 sindaco di Casoli per due mandati. La disgrazia è avvenuta intorno alle ore 11 in località Fonte Padula. De Luca era alla guida di un trattore cingolato e con un retrostante aratro stava creando solichi per delimitare eventuali incendi. In prossimità di un fossato ricoperto di vegetazione
il cingolato si è rovesciato intrappolando l'uomo. Inutili soccorsi dei sanitari del 118. De Luca, attuale consigliere comunale a Casoli, lascia la moglie e due figli. Laureato in agraria, ha ricoperto anche ruoli di funzionario nel settore agricoltura della regione Abruzzo. Cordoglio e dolore sono stati espressi dall'attuale sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, suo successore alla guida del paese. E un'altra tragedia è avvenuta a Fossa Cesia, sulla spiaggia, dove un uomo di 84 anni di Lanciano è deceduto mentre faceva un bagno in mare, quando l'uomo si è accasciato e ha ingoiato molta acqua. Ecco, i soccorsi sono stati tempestivi da parte del servizio di sicurezza dei bagnini e del 118. I sanitari hanno effettuato lungamente manovre di rianimazione, purtroppo inutilmente. Sul posto sono giunti per le indagini carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto di Ortona. E noi cambiamo decisamente argomento. Parco del Gran Sasso, provincia e comune di Teramo hanno sottoscritto stamani la carta della tutela delle acque del Gran Sasso. Associazioni ed enti locali chiedono così un maggiore coinvolgimento nei processi decisionali che interesseranno l'acquifero. Vediamo. Questa fase di studio adesso sembra terminata, quindi dovrebbe partire la fase per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, che da quanto è stato detto all'Aquila il 21 di luglio, alla presenza sia del commissario Gisoni che del commissario Gentili, dovrà andare avanti dal punto di vista operativo insieme a quella che sarà invece la messa in sicurezza di tutte le gallerie e le autostrade A24 in questo caso. Chiaramente sono state dette alcune cose per quanto riguarda l'ampliamento delle gallerie o anche nuovi tracciati, su cui noi chiediamo invece che ci sia una maggiore partecipazione innanzitutto delle istituzioni, ma anche dei cittadini e della società civile, che praticamente da anni hanno segnalato questo problema e non possono essere assolutamente scavalcati da delle decisioni prese dall'alto. Ribadiamo per l'ennesima volta che la messa in sicurezza dell'acquifero è l'elemento principale di cui tenere conto, e tutte le altre esigenze, sia quella della ricerca pur importantissima dei laboratori, così come chiaramente quella della viabilità, non possono mettere a rischio un bene che rifornisce acqua a oltre 700.000 abruzzesi. Abbiamo aderito convintamente, insomma, un atto di fatto doveroso per gli enti e per le istituzioni, la carta per la tutela dell'acqua del Gran Sasso. Proseguiamo la battaglia che stiamo portando avanti dall'inizio del mandato, e lo facciamo ancora una volta in collaborazione con le associazioni, e noi stiamo raccogliendo, dobbiamo raccogliere e portare avanti con grande convinzione questa battaglia, intanto rimarcando un principio: le decisioni si assumono all'interno delle sedi istituzionali, non fuori, soprattutto in questo momento in cui abbiamo diverse situazioni di commissariamento plurime sul nostro territorio. Non si possono assolutamente alterare le regole di carattere generale, soprattutto i principi. Noi abbiamo qui, e viene ribadito questo punto dalla carta, più interessi. Abbiamo il bene dell'acqua, che è il bene acqua che va ovviamente tutelato sopra ogni cosa, abbiamo l'interesse legittimo, importante ovviamente della circolazione di autostrade e del traforo, e il problema relativo, o meglio, l'interesse importante, legittimo alla ricerca scientifica con l'istituto. È chiaro che si tratta di bilanciare tutti questi beni, ma sulla base di un principio molto chiaro: noi abbiamo un valore che è il bene acqua e interessi legittimi, importanti per la nostra crescita, che riguardano tutti gli altri aspetti. Ecco, in questo bilanciamento il valore del bene acqua deve essere sempre messo in primo piano e deve prevalere su ogni altro. Poi si adottano tutte le scelte, ma che vanno adottate assolutamente nell'ottica della trasparenza, della chiarezza, del rispetto delle istituzioni e della partecipazione dei cittadini. Per far fronte all'impennata dei prezzi dei materiali edili, il commissario per la ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Lenini, ha disposto l'aumento dei contributi pubblici, insieme ad altre misure per velocizzare i lavori. E mentre la cabina commissariale ha stanziato fondi per il maltempo del gennaio 2017, sul caro prezzi interviene anche il ministro delle Infrastrutture, Giuseppe Dintino. L'aumento dei prezzi di alcuni materiali per l'edilizia costringe le imprese a dilatare i tempi dei lavori, rallentando la ricostruzione nel cratere del Centro Italia, dove i cantieri aperti al momento sono circa 5.000. Per questo motivo, in attesa di una revisione del prezziario in sede legislativa, la struttura commissariale ha disposto un aumento del contributo pubblico di ricostruzione del 6% per le unità residenziali e dell'11,1% per quelle produttive. Si tratta delle stesse percentuali
reali dell'aumento medio dei prezzi dal 2017 a oggi, secondo l'Istat. Queste misure sono il massimo che è possibile fare con il potere d'ordinanza, ha dichiarato il commissario per la ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Lennini. L'aumento del contributo si applica a tutte le voci di spesa, ha spiegato Lennini, e porta i prezzi della ricostruzione a valori più coerenti con quelli di mercato. Ma i provvedimenti a sostegno delle imprese non finiscono qui, previsto anche un aumento dal 40 al 50% della quota lavori che possono essere subappaltati, così come requisiti meno stringenti per chi dovrà eseguire determinati lavori. Stabiliti inoltre nuovi criteri per il rimborso dei danni che il sisma ha causato ai beni strumentali delle imprese, come impianti e arredi. E per andare incontro ai costruttori è stata ampliata la possibilità di usare i fondi INAIL per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questi i punti salienti delle ordinanze volte a velocizzare la ricostruzione. La cabina di coordinamento commissariale inoltre ha raggiunto l'accordo per la ricostruzione degli immobili della provincia di Teramo e ha stanziato 100 milioni di euro per il rimborso dei danni causati dall'ondata di maltempo scatenatasi nel gennaio 2017, quando la terra tra Abruzzo, Marche e Umbria stava ancora tremando. Novità anche da Roma. Nel decreto sostegni bis è previsto che il Ministero delle Infrastrutture entro il 31 ottobre rileverà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali, verificatesi nel primo semestre di quest'anno, superiori all'8%. Insomma, lo Stato pagherà gli aumenti oltre l'8%, ma funzionerà anche al contrario. Se i prezzi dovessero riabbassarsi, le imprese dovranno restituire la variazione superiore alla suddetta percentuale. Sindaci, parlamentari e avvocati restano compatti per evitare la chiusura dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Una nuova proposta è stata elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dal sindaco sospeso di Avezzano, Gianni Di Pangrazio. Vediamo. I sindaci e gli avvocati abruzzesi calano in trincea in difesa dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dopo lo stralcio della proroga da parte della Presidente del Senato Casellati. Il vertice con i parlamentari abruzzesi ha partorito la volontà di proseguire la battaglia avanzando un nuovo disegno di legge contenente la proroga alla chiusura a settembre 2024 da presentare alla Commissione Giustizia in sede deliberante. Il nuovo documento comprende il testo dell'emendamento approvato dal Senato prima della doccia gelata calata dalla Casellati. L'iniziativa della Casellati non ci spaventa, perché noi siamo abituati a combattere, lo sappiamo che dobbiamo combattere e lo faremo fino alla fine, fino a quando non riusciremo nell'intento. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a sottoscrivere e a inviare una lettera alla Casellati in cui chiediamo alla stessa di inviare il disegno di legge che è stato presentato ieri stesso alla sezione deliberante e non referente della Commissione Giustizia. Cosa che significa che non passa praticamente per l'aula parlamentare, non dovrebbe passare per l'aula parlamentare. Speriamo bene che dopo Ferragosto, ovviamente, dopo la ripresa delle attività dei nostri parlamentari, possa concludersi favorevolmente questa situazione. Ove non fosse, ci stanno almeno altri tre provvedimenti cui può essere inserito l'emendamento della proroga del Tribunale. Non ultimo, il mille proroghe che inizia ad ottobre, seppur si conclude a dicembre. Il gruppo di lavoro, composto dai sindaci e dai presidenti degli ordini degli avvocati e delle province di L'Aquila e Chieti, ha nominato come coordinatore Gianni Di Pangrazio, momentaneamente sospeso dalla carica di primo cittadino, ma che non ha voluto far mancare il suo apporto nella battaglia per la salvezza dei tribunali. Ho sentito numerosi sindaci della Marsica che sono pronti, già l'ho assicurato al Presidente, a scendere in campo a fianco degli avvocati, a fianco delle associazioni di categoria, a fianco di tutta la politica che vorrà essere presente e pronta per evitare che ci sia veramente uno scempio e ci sia questa ulteriore azione di spoliazione della città di Avezzano nel territorio marsicano. Dal 19 al 22 agosto a Torricella Peligna si terrà il John Fante Festival, giunto alla sua 16ª edizione. Vediamo. È un festival appunto dedicato alla figura di Fante, è un omaggio a Fante, è un omaggio anche e soprattutto a tutti coloro che sono emigrati da questa terra e da questa regione.
Il festival quest'anno ha un programma importante, anche soprattutto per andare a valorizzare appunto sia i talenti della scrittura della Regione Abruzzo, ma avrà appunto diversi interventi di intellettuali italiani. Quest'anno è un anno importante perché si ricomincia dopo la pandemia, intant'è che non so se avete notato, ma c'è una giornata in più, un po' per compensare, no, dell'anno scorso, e quindi quest'anno c'è tanto materiale, tanti autori. Abbiamo aderito alla rete dei festival di Piazza Dante, quindi avremo anche un programma, una sezione su Dante, Dante e i bambini. Non è un caso, perché una delle specialiste, ricercatrici più importanti di questo settore, quindi gli adattamenti di Dante per bambini, è un'americana, e quindi ci sarà Virginia Jewish, quindi America, John Fante è un americano, quindi noi è tutto molto collegato. E poi presenteremo Paper Dante di Alla Disney e tante altre opere per bambini. Poi c'è una sezione sull'attualità degli Stati Uniti, quindi con vari studiosi, tra cui anche Andrea Purgatori, che ci parlerà appunto dell'amico americano, una conferenza su questi temi. E poi ci sono i premi, quindi il premio alla carriera quest'anno va, che è un premio alla carriera Vini Contesa, che abbiamo appunto istituito insieme a questa cantina che ha dedicato dei vini a John Fante, sarà Fabrizio Gatti, e non a caso, perché è appunto un reporter, giornalista, scrittore che ha descritto al meglio l'odissea degli immigrati del XXI secolo, come dice giustamente la Mazzucco. Poi ci sono i premi all'opera prima, quindi con i tre finalisti, Frandino, Domini e la Urciolo, che sono davvero molto importanti, e poi Concita De Gregorio, che verrà finalmente a Torricella Veligna. L'abbiamo aspettato cioè ci piace questa giornalista, ma anche scrittrice, quindi parleremo del suo ultimo romanzo proprio a Torricella Veligna. Giro d'Italia in bici per propagandare il caffè e cosa c'è dietro la tazzina. Questa è la missione di Francesco Sanapo, che sabato scorso ha fatto tappa a Pescara. Vediamo. Un'iniziativa più originale che mai, girare l'Italia in bicicletta per promuovere la classica tazzina di caffè, è così? Esatto, è così, il gesto più quotidiano per tutti noi, no? Per tutto il mondo, non solo per l'Italia, però dietro questo gesto quotidiano c'è un'infinità di cose, un lavoro grandissimo. Fare una tazzina di caffè è uno sforzo disumano da parte dei produttori, quindi volevo sensibilizzare e porre l'attenzione su questo tema qui, dare il giusto valore alla tazzina e sensibilizzare sul cambiamento climatico che sta veramente attaccando il caffè, e rischiamo di non avere più il caffè, quindi neanche più il gesto quotidiano, nel 2050. Questa è una cosa molto grave e forte. Volevo sensibilizzare su questo tema, per questo ho preso la mia bicicletta e sto facendo Firenze, Lecce, Specchia con tappa a Pescara. In Italia siamo dei grandi consumatori del caffè, fa parte della nostra storia, anzi l'Italia del caffè ha scritto la storia di questo prodotto, tant'è vero che il Made in Italy del caffè è fortissimo nel mondo, solo che negli ultimi 20 anni ci siamo dimenticati di continuare a studiare ed evolvere questa storia. Ecco, il nostro compito è quello di riportare nuovamente il caffè italiano in alto e cercare di educare il consumatore a bere del buon caffè. Ho portato un caffè di un piccolissimo produttore in Costa Rica, siamo a 1600 metri di altitudine sopra la West Valley, una varietà botanica chiamata Catuai, e un processo di fermentazione anaerobica. Hai visto quante cose ci sono dietro un caffè? Ecco, questo ve l'ho detto semplicemente perché vorrei incuriosirvi, vorrei che la gente iniziasse a chiedersi che cosa c'è dietro questa tazzina. Quindi domani, quando andate a bere il vostro caffè nel vostro bar, chiedete come è fatto quel caffè, cosa c'è all'interno di quel caffè. E non parlo del marchio del torrefattore che lo produce, ma parlo proprio dell'origine, da dove viene. Trasparenza e tracciabilità assoluta, questo ne abbiamo veramente bisogno. Siamo alla pagina dello sport. Nessuna sorpresa nel consiglio direttivo della Lega Pro di stamani, che ha deliberato la composizione ufficiale dei tre raggruppamenti di Serie C. Pescara e Teramo sono state inserite nel girone B. Questa sera alle ore 19 ci sarà il sorteggio dei calendari. Andrea Costantini.
Pescara e Teramo sono state inserite nel girone B. Nessuna sorpresa dunque nel consiglio direttivo di Lega Pro che si è tenuto stamani. Nel girone C c'è una lettera X che andrà ad una tra Pistoiese, la designata del Consiglio federale, o Fano, che attende l'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI. Delle 19 squadre, oltre alle due abruzzesi, sono ben 6 le toscane, che possono arrivare a 7: Carrarese, Grosseto, Lucchese, Montevarchi, Pontedera e Siena. 4 dall'Emilia Romagna: Modena, Cesena, Imolese e Reggiana. 3 marchigiane, che potrebbero salire a 4: ancora Matelica, Fermana e Vispesaro. E poi una ligure, Virtus Entella, una umbra, il Gubbio, una laziale, la Viterbese, ed una sarda, l'Olbia. In queste settimane sotto sotto in tanti hanno sperato nell'inserimento delle due abruzzesi nel girone B, quasi facendo intendere che sia più semplice del C. Un pensiero che però può essere fuorviante. È vero che nel girone C ci sono piazze di un certo prestigio, su tutte Bari, Palermo, Foggia, Avellino e Catania, ma come dimostra l'ultimo campionato, questo non vuol dire automaticamente fare squadre altamente competitive. Un vantaggio certo è quello logistico: si evitano trasferte molto lunghe, Sicilia e Calabria in particolare, ma nel girone B ci sono compagini tecnicamente attrezzate e lì sono confluite 3 delle 4 retrocesse dalla B dello scorso anno, oltre al Pescara anche Entella e Reggiana. Insomma, sarà un girone sicuramente molto impegnativo per il Pescara, che vuole essere protagonista e punta ad un pronto ritorno in Serie B, e per questo se la dovrà vedere con le altre retrocesse e con un Modena che sta investendo tanto. Per il Teramo, che dopo il ridimensionamento attuato dalla proprietà, anche alla luce dei tanti mancati rinnovi e delle cessioni fatte e da fare in questa sessione di mercato, ha come principale obiettivo quello della salvezza. Un Teramo che ritrova il girone B dopo 2 anni fatti in quello meridionale. In pratica sarà la prima volta nel raggruppamento centrale per la proprietà Iachini, dopo che per 7 stagioni dell'era Campitelli, dalla 12-13 alla 18-19, tra seconda divisione e C unica, aveva sempre disputato il girone B. Fatti i raggruppamenti, questa sera affari puntati sulla presentazione dei calendari a partire dalle ore 19. Ed in casa Pescara Mirko Pigliacelli è il principale obiettivo per la sostituzione di Fiorillo. Domani la trattativa potrebbe tornare nel vivo per un'ulteriore accelerazione. Sul fronte uscite in stand by la situazione di Galano: il giocatore ha saltato il test in famiglia ma può partire solo a fronte di un corrispettivo per il cartellino. Vediamo. È sempre l'argomento portiere a restare di stretta attualità in casa Pescara sul fronte calciomercato. La cessione alla Salernitana di Vincenzo Fiorillo, che peraltro ieri ha debuttato con la nuova maglia subentrando a Belek nell'amichevole con l'Aston Villa, ha lasciato una voragine nel ruolo. L'obiettivo principale è Mirko Pigliacelli. La trattativa prosegue anche se la giornata di oggi sarà interlocutoria, poiché l'Università Tea Craiova sarà impegnato questa sera in un match di campionato e da domani le interlocuzioni tra le parti potranno riprendere in maniera serrata. Nelle ultime 2 gare del Craiova, una di campionato e una nel preliminare di Conference League, Pigliacelli ha perso il posto da titolare a beneficio del neoacquisto Lazar, e questo potrebbe essere un fattore per il buon esito della trattativa. Il Pescara dovrà trovare l'accordo con il calciatore e poi trovare la quadra con la società romena. Uno scoglio non da poco, perché si tratta di mettere sul piatto soldi per l'acquisizione del cartellino se non si trovassero soluzioni alternative. Sul tavolo 2 opzioni: l'acquisizione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo il Pescara continua a tenere aperte altre strade. Sul fronte degli svincolati restano le soluzioni Raffaele Di Gennaro, ex Catanzaro, e un pescarese doc come Alessandro Iacobucci, ex Virtus Entella, svincolato dal Frosinone dallo scorso 30 giugno. Così come negli ultimi giorni sono entrati nei radar del Pescara altri 2 portieri sotto contratto: Andrea Dini, di proprietà del Parma, che ha sfiorato la B lo scorso anno in prestito al Padova, e Giacomo Volpe della Cremonese. Il Pescara potrebbe portare a termine anche 2 operazioni per la porta in caso di partenza in prestito del giovane Radaelli. Per il resto c'è ancora molto lavoro da fare sul fronte cessioni. Il principale enigma è Cristian Galano, che dopo il test con lo Spoltore ha saltato anche quello in famiglia contro la Primavera. Il Robben delle Puglie ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per il presidente Sebastiani il giocatore può partire, ma bisogna pagare il cartellino acquisito 2 stadi fa dal Parma in una operazione nella quale rientrarono i baby Pavone e Palmucci. Stesso discorso anche per Massimiliano Busellato. Auteri lo terrebbe volentieri e farebbe comodo al suo centrocampo, ma in caso di
una proposta dalla B potrebbe partire, sempre che anche in questo caso il cartellino venisse pagato. A quel punto il Pescara cercherebbe un ulteriore puntello per la mediana. Il nome caldo resta quello di Carlo De Risio del Bari. Per la difesa, in attesa dell'ufficializzazione del centrale Gianmarco Ingrosso, molto dipenderà dall'eventuale uscita di Mardoshin Zita. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.